Oggi parliamo di Sony Xperia Z4 Tablet, un terminale da 10,1 pollici che colpisce per le linee semplici ma accattivanti, per il buon display 2K, ma soprattutto per l'ottimo hardware che fa girare in maniera veramente rapida, fluida e scattante Android 5.0.2 Lollipop. Prima di andare a vedere più nel dettaglio i pro e i contro di questo tablet, io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace, condividere e commentare questo video e soprattutto vi ricordo che in descrizione e nella scheda che sta passando trovate il link alla recensione testuale di questo device. Iniziamo parlando di uno dei principali punti di forza di questo Xperia Z4 tablet, il design. Il dispositivo ha delle linee semplici e minimali che indubbiamente richiamano quelle della famiglia Xperia Z e che riescono ad essere molto accattivanti e piacevoli alla vista. Non appena lo si tiene tra le mani, sicuramente si viene colpiti dallo spessore e dal peso ridotti. Parliamo infatti di circa 390 grammi di peso e di 6,1 mm di spessore. Questo unito ai bordi stondati, agli angoli arrotondati e alle cornici della giusta dimensione crea un tablet comodo e molto ergonomico. Ovviamente il peso ridotto si paga con l'assenza di materiali pregiati come il metallo, però grazie a una lavorazione plastica molto ben studiata, questa rifinitura opaca piacevole al tatto, il touch and feel è comunque buono. Per quanto riguarda la disposizione dei principali elementi, nel pannello frontale troviamo il logo di casa Sony, la fotocamera anteriore da 5 megapixel, il LED di notifica, ovviamente lo schermo da 10,1 pollici e sui lati corti due fessure che nascondono i due altoparlanti anteriori. Sul pannello posteriore troviamo a campeggiare il solito logo della casa nipponica seguito da quello della famiglia Xperia e in alto a destra la fotocamera principale da 8,1 megapixel. Sul lato sinistro abbiamo il tastino di sblocco, e accensione e spegnimento in metallo e il bilanciere del volume in plastica. Sul lato destro invece troviamo la porta micro USB. La parte superiore ospita infine l'entrata per il jack da 3,5 mm per le cuffie, un microfono e sotto uno sportellino apposito abbiamo anche lo slot per espandere la memoria con la micro SD e nella versione 4G uno slot, un'entrata per la nano SIM. Tale sportellino non ha solo una funzione estetica, ma serve anche e soprattutto per garantire l'impermeabilità di questa parte del tablet. Infatti l'Xperia Z4 tablet ha una certificazione IP65-68 che ci garantisce la sua resistenza alla polvere e soprattutto all'acqua. Infatti può essere immerso fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti senza subirne conseguenze. Altra caratteristica saliente di questo Xperia Z4 tablet è il display. Ci troviamo infatti davanti a un pannello IPS da 10,1 pollici con risoluzione 2K e aspect ratio 16 decimi, quindi abbiamo 2560x1600 pixel che divisi su 10,1 pollici danno 299 pixel per pollice di densità. Si tratta di un valore buono che ci garantisce di poter fruire bene dei vari contenuti multimediali e di riuscire a leggere senza grosse difficoltà anche le scritte più piccole. Di questo pannello colpisce sicuramente la buona qualità, si tratta infatti di un display che utilizza le tecnologie Triluminos e Live Color per garantire una resa cromatica davvero ottima. I colori sono belli, vivaci, brillanti, però sono anche naturali, non sono troppo saturi. I neri sono discretamente profondi, i bianchi sono belli e appunto brillanti e tra l'altro si può regolare con finezza il bilanciamento del bianco dal menu delle impostazioni del device. Molto buoni gli angoli di visuale che sono di circa 178 gradi e ottimo il contrasto nonché la gamma cromatica. Buono anche il sensore di luminosità ambientale che riesce ad adattare bene la brillantezza del display a quella dell'ambiente circostante e la luminosità massima del display che ci garantisce un utilizzo comodo e confortevole anche sotto la luce diretta del sole. Ad animare questo buon display troviamo un comparto hardware sicuramente prestante. Sony infatti ha scelto di utilizzare il nuovo processore top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 810, un octa-core a 64 bit, settato qui con una velocità di massima di clock di 2 GHz. A coadiuvare questo processore troviamo 3 GB di memoria RAM, 32 GB di memoria interna espandibili e soprattutto una GPU Adreno 430. Si tratta di un processore che abbiamo già visto sull'LG G Flex 2 e sull'HTC One M9 e che è stato molto chiacchierato soprattutto per dei problemi di surriscaldamento. In effetti anche a bordo di questo Xperia Z4 tablet le temperature, soprattutto quando lo si mette molto sotto stress, salgono un po', però non raggiungono mai valori così elevati da dare fastidio o da impedirci l'utilizzo, quindi si denota una buona ottimizzazione da questo punto di vista da parte di Sony.
Dal punto di vista delle prestazioni, questo comparto hardware fa veramente veramente un ottimo lavoro. Riesce infatti a far girare Android 5.0.2 Lollipop in maniera fluida, rapida e scattante. Non ho mai notato micro lag o impuntamenti nelle animazioni, nelle transizioni. Sono riuscito a fare tranquillamente del multitasking anche molto impegnativo. Ho stressato il device con programmi pesanti, con app dalla grafica 3D complessa, ed ha sempre risposto ottimamente, quindi mi ha dato da questo punto di vista delle buone soddisfazioni. Buona anche la connettività, troviamo il Wi-Fi AC, troviamo il Bluetooth 4.1, l'NFC, una buona antenna a GPS precisa e rapida a calcolare la posizione, e nella versione 4G anche uno slot per nano SIM che ci permette di sfruttare la connettività LTE di categoria 6 per avere un'ottima connettività anche in mobilità. A girare su questo comparto troviamo Android 5.0.2 Lollipop in una versione fortemente personalizzata da Sony. L'aspetto estetico devo dire che non mi fa impazzire, anche se c'è la possibilità di cambiare e scegliere fra diversi temi scaricabili direttamente dall'app di Sony, non ne ho trovato nessuno propriamente di mio gusto. Quello che ho apprezzato però sono diverse applicazioni preinstallate e diverse funzioni integrate da Sony in questo dispositivo. Ho trovato molto utile Smart Connect, che ci permette di gestire i vari accessori che andiamo a collegare al tablet e di creare degli eventi, dei veri e propri eventi, così quando andiamo a collegare appunto uno di questi accessori possono partire in automatico determinate app o essere impostati alcuni settaggi. Normale anche Sketch, un'applicazione che ci permette di creare dei fogli dove possiamo mischiare del testo, delle immagini, delle scritte, dei disegni fatti a mano in modo da poter prendere appunti in maniera piacevole e rapida. E ho apprezzato anche la funzione Small Apps, che ci permette, partendo dal menu multitasking del sistema, di andare ad aprire in delle finestre flottanti e ridimensionabili diverse applicazioni. Possiamo così tenere sulla stessa schermata per esempio il browser, la calcolatrice, il calendario, diverse altre app, e quindi rendere il tablet davvero comodo anche per il multitasking. Ai possessori di PS4 farà poi sicuramente piacere sapere che questo Xperia Z4 tablet può essere utilizzato come uno schermo su cui fare lo streaming dei propri giochi della PS4, quindi possiamo collegare direttamente il DualShock 4 al device e far partire i nostri giochi preferiti. Un comparto che invece non mi ha entusiasmato più di tanto è quello fotografico. La fotocamera posteriore, dotata di sensore da 8,1 megapixel, stabilizzatore d'immagine e funzioni HDR, infatti permette dei buoni scatti con delle condizioni di luce ottimali, anche se i colori risultano non particolarmente brillanti, ma perde molto di qualità e di dettaglio quando passiamo in condizioni di luce più difficoltose, quindi magari in penombra, al chiuso o di notte. Ho trovato leggermente migliore la fotocamera secondaria, quella anteriore da 5 megapixel, che mi ha permesso di acquisire dei begli scatti, dei discreti selfie e anche di fare delle ottime videochiamate anche in condizioni di luminosità non ottimale, quando ovviamente supportati da una buona rete. Per poter avere un tablet da 10,1 pollici che pesi 390 grammi e sia spesso 6,1 mm, ovviamente bisogna scendere a qualche compromesso, e la batteria è uno di questi. Infatti su questo Xperia Z4 tablet troviamo un modulo da 6000 mAh, che è un valore leggermente inferiore alla media di questa categoria, però bisogna dire che anche in questo caso la buona ottimizzazione di Sony dà dei discreti risultati. Infatti anche con un uso molto intenso e abbastanza massiccio del tablet, sono riuscito praticamente sempre ad arrivare almeno fino alla sera della mia giornata lavorativa. In realtà con un utilizzo più normale, più classico di questo tipo di device, ho fatto tranquillamente almeno 2 giorni d'uso con una singola carica. Sony Xperia Z4 Tablet è sicuramente un device che sa impressionare grazie alle sue linee minimali ma comunque molto accattivanti, ha un buono schermo 2K e soprattutto al suo hardware che fa girare in maniera davvero fluida e senza alcun impuntamento o lag Android 5.0.2 Lollipop. Quello che però è probabilmente il principale neo di questo dispositivo è il suo prezzo, perché si tratta di un dispositivo caro. Parliamo di circa 500 euro per la versione solo Wi-Fi e di circa 700 per quella Wi-Fi più 4G. Sicuramente su questa fascia di prezzo c'è una discreta concorrenza, per esempio ci sono gli iPad di casa Apple, però bisogna dire che se siete alla ricerca di un tablet da 10,1 pollici, comodo, maneggevole e molto molto scattante, sicuramente questo Xperia Z4 tablet non vi deluderà.